Alberto deve essere curato. Invece lo mettono in carcere e poi, quando sarà vecchio, in una REMS, la struttura sanitaria che accoglie i criminali affetti da disturbi mentali. Speriamo ancora che lo Stato voglia recuperare un cittadino che poteva essere curato prima. Se lo avessero fatto, Alice sarebbe viva. Antonella Zarri, la madre di Alice Scagni, si apre dopo la sentenza d'appello che ha confermato la condanna a 24 anni e 6 mesi per il fratello Alberto per l'omicidio della sorella avvenuto il 1 maggio 2022 sotto la loro casa a Genova. È una storia terribile che ha squarciato un'intera famiglia. Ma questa doppia tragedia poteva essere evitata. Poco prima di attaccare la sorella con 22 coltellate, Alberto aveva minacciato i genitori per telefono, chiedendo ancora una volta denaro. La madre, Antonella, e il padre, Graziano, avevano chiamato le forze dell'ordine, temendo che il figlio potesse recare loro e alla loro figlia maggiore del male. Non era la prima volta che chiedevano aiuto. Si erano già rivolti alle autorità sanitarie per cercare di proteggersi da un figlio in preda al caos che necessitava di cure. Purtroppo conosciamo l'esito di questa storia. Alberto è stato condannato a 24 anni, evitando l'ergastolo grazie al riconoscimento da parte dei giudici della sua parziale infermità mentale. Deve ora scontare la sua pena dietro le sbarre, dove ha subito due aggressioni da altri detenuti negli ultimi mesi, miracolosamente sopravvissuto. Ora la madre chiede che sia sterilizzato. Ripercorriamo la tragica giornata del 1 maggio 2022. Alle 16.05 Alice ha inviato questo messaggio alla madre. Alberto non è più in grado di ragionare, ma non possiamo andare via tutti, cioè non si può vivere così. Poco dopo aver lasciato la casa per portare a spasso il cane, Alice fu brutalmente aggredita dal fratello che la accoltellò in strada. L'uomo era caduto nel baratro della tossicodipendenza, conducendo una vita sregolata e dipendente dal denaro. Implorava costantemente soldi. Dopo aver perso il lavoro, era riuscito a sopravvivere per un po' grazie ai risparmi dei genitori, ma una volta esauriti quei fondi era diventato ingovernabile e pericoloso. La madre Antonella aveva compreso la gravità della situazione e aveva lanciato un grido d'aiuto disperato, chiedendo che suo figlio fosse curato. Lei, suo marito e la figlia avevano assistito impotenti al deterioramento di Alberto, consapevoli di ciò che avrebbe potuto fare. Le avvisaglie non mancavano. La sera prima dell'omicidio, Alberto aveva appiccato fuoco al portone della casa della nonna materna, richiedendo l'intervento dei pompieri e dei carabinieri. Era stato solo un avvertimento, poiché il peggio doveva ancora venire. Poche ore dopo, la povera Alice fu brutalmente accoltellata. Una morte annunciata. La famiglia aveva fatto tutto il possibile per avviare un percorso di assistenza. Si erano rivolti al centro di salute mentale, che aveva promesso protezione. Il personale aveva assicurato ad Antonella che bastava chiamare il 112 per attivare il TSO. Ma nessuno rispose alle loro successive chiamate. Ora i giudici hanno stabilito che non vi era un pericolo attuale e concreto, archiviando il procedimento parallelo contro i due poliziotti e la dottoressa del Dipartimento di Salute Mentale per aver sottovalutato la pericolosità del soggetto. Per i magistrati, anche inviando una pattuglia sul posto, non sarebbe stato possibile evitare il delitto, poiché Alberto si era già allontanato. Tuttavia, la famiglia è convinta che questa terribile tragedia sarebbe potuta essere evitata.